È morto a Roma il senatore a vita Emilio Colombo, in passato presidente del Parlamento europeo, presidente del Consiglio e più volte ministro. Aveva 93 anni ed era l'ultimo costituente ancora in vita. Nato a Potenza l'11 aprile del 1920, Emilio Colombo ha attraversato da protagonista tutta la storia politica italiana del secondo dopoguerra e anche parte di quella europea, ricoprendo incarichi di primissimo piano fino alla nomina a senatore a vita nel gennaio del 2003 per decisione dell'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ma senza mai interrompere un legame con la sua città e la sua regione, la Basilicata, che ne hanno fatto il dominus quasi incontrastato per decenni. Laureato in giurisprudenza e proveniente dalla Gioventù di Azione Cattolica, in quel periodo storico autentica officina di uomini che hanno guidato l'Italia o hanno avuto responsabilità in settori importanti del paese, Colombo fu eletto all'Assemblea Costituente a 26 anni, con poco meno di 21.000 voti di preferenza. Nel 1948 fu poi eletto deputato con oltre il doppio dei voti ottenuti due anni prima e il decollo definitivo di una carriera che lo porterà nell'agosto del 1970 a diventare presidente del Consiglio, incarico che conserverà fino al febbraio del 1972. Prima era stato varie volte ministro all'agricoltura e foreste, industria e commercio, commercio, tesoro, esteri e sottosegretario all'agricoltura e lavori pubblici. In campo europeo Colombo ebbe un ruolo nei negoziati con la Francia all'epoca della politica della sedia vuota, inaugurata da De Gaulle. Nel 1979 fu rieletto al Parlamento europeo con circa 1 milione di voti di preferenza. È stato presidente del Parlamento europeo dal 1977 e fu riconfermato nel 1979, anno in cui gli fu assegnato il premio Carlo Magno, attribuito ogni anno proprio all'uomo politico che contribuisce di più al processo di integrazione europeo. Il senatore Colombo è stato uno dei protagonisti più efficaci, più responsabili, più meditati della vita della nostra prima Repubblica. Una vita che non va dimenticata perché è stata foriera della gestione del dopoguerra, delle difficoltà che il nostro paese ebbe ad incontrare in epoca post-fascista. L'unico forse grande dispiacere di una vita politica eccezionale è stata la mancata elezione al Parlamento del 2001. Colombo, candidato come indipendente con Democrazia Europea, in una fase politica molto accesa all'interno del suo schieramento, ottenne oltre 11.000 voti, il 15,3%. Due anni dopo però la nomina a senatore a vita gli restituì tutto con gli interessi. Dopo le ultime elezioni ha guidato lui il Senato nella prima riunione. I senatori, l'età mi chiama a presiedere l'evento che inaugura l'attività del Senato nella 17ª legislatura repubblicana. Ciò mi dà l'occasione per rivolgere un augurio di buon lavoro ai nuovi eletti, siete tanti, e un saluto cordiale ai colleghi che ritrovo in quest'aula.